Giampaolo Emili, si è visto dai vostri confronti che i programmi alla fine si assomigliano un po' tutti. Che cos'è che fa la differenza? Che cos'è che un elettore di destra potrebbe preferire te? Beh, allora, intanto chi vota a destra vota noi, perché noi siamo il centrodestra. E perché deve votare noi? No, deve votare noi perché deve guardare quelle che sono le nostre storie, deve vedere la persona, la squadra che lo compone. Io dico sempre una cosa, si parla di cambiamento, di cambiare pagina. Bene, noi oggi stiamo dando una grande opportunità. Perché? Perché a prescindere dal sottoscritto che viene dalla società civile, dal mondo, diciamo, imprenditoriale, noi abbiamo una squadra completamente quasi che viene da società civile. C'è un'altra formazione di destra che può in qualche maniera competere con la tua o no? No, l'unico schieramento di centrodestra siamo noi, Lista Due Mondi, Forza Italia, UDC, Fratelli d'Italia, l'altra lista civica Destra Unite e anche il marchio del nuovo Partito Socialista. Ma io faccio un discorso che va ancora oltre. Non votate soltanto destra o sinistra, nero o rosso. Cercate di valutare le persone, cercate di valutare chi può dare un valore aggiunto a questa amministrazione. Non guardiamo solo i programmi, perché in campagna elettorale abbiamo assistito, e io mi metto come cittadino, sempre a dei programmi meravigliosi. Noi dobbiamo guardare alla sostanza delle cose, guardiamo le storie di chi ci propone queste cose e capiamo se quella persona veramente ci sta raccontando la verità e se possiamo dargli la fiducia. Siamo venuti qui a Piazza del Duomo, che ormai è Piazza Don Matteo. Ecco, tu sorridi perché in questa operazione hai veramente speso molto delle tue capacità. Don Matteo non è merito mio, è merito di un lavoro di squadra. Diciamo che siamo stati bravi a fare un lavoro di squadra insieme a Stefano Galli come cittadino, che è un ottimo esempio di come si può voler bene la propria città, e poi io, Tommaso Barbanera, Andrea Tattini, Fabio Tulli, abbiamo creato una squadra per veramente portare a casa un grande risultato. Ecco, quello che deve fare un'amministrazione è quello che non ha fatto quella precedente, stare al fianco dei cittadini che in qualche modo vogliono portare del valore aggiunto alla propria città. Hai scelto lo slogan "Un solo grande amore Spoleto", che cosa volevi dire? Ma innanzitutto rispecchia molto quello che sono io, cioè una persona innamorata profondamente del mio territorio, e quindi ho voluto mandare proprio questo messaggio. Ma non era soltanto questo, noi pensiamo che a un grande progetto, se non si abbina la passione, l'amore per quello che si sta facendo, non si arrivano mai a grandi risultati. Ecco, noi vogliamo mettere questo amore e questa passione in quello che stiamo facendo, il nostro impegno per la città di Spoleto.